ultimo appuntamento dell'estate di lotta 1991. 25 agosto, si apre il secondo campeggio antimilitarista alla Maddalena contro l'insediamento della base sommergibile USA nell'isola di Santo Stefano, contro il suo preannunciato raddoppio. Infatti la base sommergibile USA in Scozia, la Lochne, verrà trasferita alla Maddalena con i suoi 1500 Yankee e con la nave di appoggio Frank Cable, che sostituirà la Orion. Dopo la guerra nel Golfo, il fronte si trasferisce a sud. Come pensiamo tutti, questi americani, se danno spazio al Maddalenino è meglio. Guarda, vivono meglio. C'è qualcuno che dice che hanno 100 operai e 150 operai, però questi 150 operai, anche il governo italiano trova la sistemazione di questa cosa. Certo, si potrebbe reinvestire nel turismo. Certo. Se ci fossero loro ci sarebbe un'isola in più. Certo, è una isola in più e anche troviamo dove si muove uno, si, anche il mare è inquinato quella parte là. Quella parte lì il mare è inquinato, non si può neanche avvicinare. Una domanda, lei pensa che servono queste basi militari per difendere o che sia... Per loro, ma difendere a chi? Per l'interesse loro. Quelle per l'interesse loro, non per l'interesse nostro. Noi, a noi stanno dando solo fastidio qui. Guarda, veramente solo fastidio. Che hanno fatto dei rilevamenti in cui hanno scoperto che l'acqua della Maddalena è radioattiva oltre le soglie. Eh beh, sai, qua non è che se ne parli molto, però certe cose sono risapute un po' sotterraneamente, capito? Quindi certe cose si sanno. Anche se non se ne parla tantissimo nei giornali, nelle televisioni qua. Anche perché, sai, da un punto di vista morale io sono molto contrario a che siamo in un certo senso colonizzati dagli americani, perché si tratta di una vera e propria colonizzazione, anche se illegale. Però ci sono molte persone
che hanno degli interessi con gli americani, quindi ruotano parecchi interessi e per molte persone sono veramente necessari. Grazie. Fin dai primi giorni è stato chiaro il tentativo di creare intorno alle iniziative antimilitariste un clima di tensione e di provocazione, di isolamento tra i campeggiatori e i cittadini della Maddalena, tutto bene orchestrato dal comando americano e dai gladiatori inviati dal Ministero degli Interni che dirigevano, come la storia ci insegna, una truppa di fascisti. Tutto ciò non ha impedito lo svolgere delle numerose iniziative di controinformazione, sia alla Maddalena che a Palau, ad Olbia, a Sassari, a Santa Teresa di Gallura e ad Alghero. Il pomeriggio del 31 agosto era iniziato con lo sbarco di una ventina di antimilitaristi nell'isola di Santo Stefano, trasportati a tre gommoni, di cui uno riusciva ad arrivare dietro la base USA, mentre un altro è stato oggetto di un'aggressione sotto il molo della Maddalena da parte di una motovedetta della Marina e dall'infame proprietario dei gommoni regolarmente affittati, che, incoraggiato da alcuni fascisti, urlava al furto. Nel trambusto si sono inseriti una ventina di fascisti. Gli antimilitaristi si sono trovati a dover fronteggiare la carica congiunta di PS e carabinieri. Nella carica un carabiniere perdeva la pistola in acqua, mentre un poliziotto in borghese sparava diversi colpi di pistola ferendo un giovane compagno ed un 19enne della Maddalena. L'aria si faceva sempre più pesante dallo schierarsi in contrapposizione nella piazza di un centinaio di isolani e soprattutto di un ingente schieramento di forze dell'ordine. Così gli antimilitaristi trasformavano il corteo in un presidio di controinformazioni. La mattina seguente un piccolo esercito di PSCC costringevano i compagni a abbandonare alla svelta il campeggio e li deportarono fino a Palau. Merda, degaste da sta Maddalena, è un ubacco e una merda, tocca combattere tubari contro questo caso ai consigli regionali, clientarista e democristiano. Si decide con Bambano Vos,
peggio.